Cari ragazzi, il prete dell'Olmo mi ha raccontato che il vostro nonno tutte le domeniche alle 8 in punto era alla messa. Questo ci fa guardare avanti e a leggere questo che stiamo insieme facendo come la Pasqua personale del vostro caro nonno che da questo mondo è passato al Padre, al Signore in cui ha creduto e sperato. E dunque, miei cari, non facciamo un gesto puramente formale, ma siamo in un contesto proprio profondamente cristiano. Figli e figlie d'Arezzo, qua convenuti nella Chiesa Madre, il Signore ci dia pace. Gran parte della nostra città è stata provata violentemente dalle intemperie, da allagamenti diffusi, da danni a molte famiglie. Uno dei nostri arettini ben noto ha perso la vita travolto dalle acque. La Chiesa si fa vicina con cristiano cordoglio ai familiari, alla moglie, ai figli, ai nipoti, molto amati da Carlo Tanganelli. Abbiamo chiamato il popolo al raccolto nella Chiesa Cattedrale per pregare, sì, per la vittima degli sconvolgimenti atmosferici, ma anche per tutto il nostro popolo, soprattutto per quelli che si sono trovati in difficoltà. Mi pare molto giusto che l'autorità abbia proclamato il lutto cittadino in questo giorno. A seguito del sovvertimento del clima, occorre fare alcune considerazioni. A bassa voce, senza entrare in quel clima diffuso dai media di continua polemica. Sì, l'opera violenta dell'uomo è riuscita a sconvolgere perfino le stagioni. I ragazzi non riusciranno a capire quando i loro insegnanti diranno loro che viviamo, l'Italia vive in un regime di clima temperato. Cerchiamo condizioni di vita migliori. Gli sconvolgimenti del globo che fanno paura ci obbligano a cercare le cause di questo male e a mettere in opera necessari rimedi. La speculazione di alcuni ha arrecato danni a tutti. Abbiamo sovvertito l'ordine del creato. Lo spreco di alcuni ha provocato ulteriore miseria per altri. Perché non sia vana la morte di uno dei nostri, occorre pensare a impegnarci a promuovere rimedi opportuni. La consuetudine oggi diffusa di ricercare il proprio comodo ad ogni costo e di non pensare agli altri, fin dall'antichità, ha generato sofferenze e tragedie. Ancora una volta, la ricerca del proprio comodo fa pagare ai figli e alle generazioni future il prezzo del nostro spreco. Non è lecito per noi cristiani
attribuire alla casualità la sofferenza di cui oggi siamo rattristati testimoni. I fatti di Arezzo di questi ultimi giorni ci hanno fatto balzare alla cronaca nazionale perché il territorio non è stato provvisto nei decenni di quelle strutture che potrebbero renderci meno duro i momenti della pioggia, della tempesta e di altri sconvolgimenti naturali. Occorre, ma già lo fanno, che le autorità mettano in opera quanto necessario. La Valdichiana è stata duramente colpita, mettendo a dura prova le imprese agricole, soprattutto le più piccole. Auspichiamo che i competenti livelli dell'amministrazione pubblica intervengano per alleviare, secondo le leggi dello Stato, i danni della calamità naturale. Il bisogno, il momento del bisogno, ha fatto però scoprire una meraviglia. Chi di noi dimenticherà la solidarietà che c'è stata in quelle ore terribili? Come ho fisso negli occhi centinaia di persone affiancarsi alla protezione civile, il badile in mano, uomini e donne, pur di riattivare la viabilità e rendere meno dura la prova. C'è però accanto a questo da fare una riflessione cristiana. Una vicenda come questa ha provocato il lutto nella famiglia di Piergentino Tanganelli. Amici, occorre recuperare l'umiltà per renderci conto che si è fragili. È una favola l'onnipotenza che viene brandita dai media. Il mondo passa. In ogni momento della vita ciascuno di noi deve misurarsi e sapere chi è. Questo conta. Sapere chi è e non sapere quanto ha. Provare a far crescere le virtù e contenere l'inclinazione al male che c'è in ciascuno di noi. Questa è l'eredità spirituale che il nostro defunto impegnato nell'aiutare tutti ci lascia. Occorre passare alle generazioni future che ciò che conta è la qualità della persona. I soldi da soli non costituiscono una città migliore. Lo stile delle persone da far ricordare. Gli antichi medievali in Arezzo solevano pregare varie volte nell'anno a subitanea ed improvvisa morte libera nos Domine. Cari ragazzi che siete qui in questo momento certamente duro per voi oltre che per le vostre famiglie, c'è una antica vicenda raccontata nel mondo salesiano. Uno dei discepoli di San Giovanni Bosco, un ragazzo della vostra età, stava giocando insieme agli altri, arriva un catechista, gli dice: ora se il mondo casca, che farete voi?
cosa vi industrierete a mettere in piedi? Uno dice corro a confessarmi, quell'altro cerco di raccontare a tutti le opere buone che ho fatto. Il piccolo santo dice seguito a giocare perché sono un amico di Dio. È un suggerimento che ci arriva. Anche questa tragedia ci deve fare responsabili di noi stessi, ci deve aiutare a uscire dalla illusione di essere onnipotenti. Quando sono andato a trovare la moglie e i figli di Pergentino, mi hanno raccontato l'impegno di una vita ad aiutare gli altri. Questo è lo stile cristiano. L'identità aretina più vera è quella della solidarietà. Certo, nessuno di noi è perfetto, ma la carità vicendevole vince perfino la morte. Mentre proviamo a ripensare insieme il cammino, la volontà di salire nella chiesa cattedrale ci fa constatare con speranza come le radici cristiane del nostro popolo siano ancora sane. Mi piace finire con una immagine del mondo agricolo. Come l'olivo, pur abbattuto dagli eventi atmosferici, se ha le radici buone, torna a fiorire. Così sarà di questa città, se sapremo curare la sua rinascita nei valori, nella fede, nella cura, della solidarietà, che ci fa responsabili tutti.